Buonasera a tutti voi. Innanzitutto devo ringraziarvi per averci invitato, perché per noi è una grossa opportunità. La nostra associazione è nata meno di 9 mesi fa. È nata per una necessità, perché trovavamo che il nostro mestiere stava andando in deregulation. Facevamo le stesse cose che facevamo prima, ma ci confrontavamo con le norme, con le leggi, ci trovavamo persi, in altre parole. E in questi 9 mesi abbiamo fatto un bel po' di strada. D'altra parte siamo coscienti che apparteniamo a un distretto che ha delle peculiarità incredibili. Non a caso si dice Prato non sarà niente altro, ma è unico al mondo per questo tipo di attività, che adesso e solo adesso sta diventando comune a tutto il resto del mondo. Ma noi siamo stati praticamente i primi, anche se dal Yorkshire potrebbero reclamare un qualche cosina. E, parlando della nostra associazione, appunto, che si chiama ASTRI, questa nasce proprio per cercare di proteggere questo tipo di attività. I nostri soci sono 160 attualmente, i nostri associati sono 160 companies, diciamo, che praticamente vanno dalla piccola di 2 persone, 3 persone, fino ad aziende che hanno un centinaio di persone. Quindi raccogliamo un po' tutto quello che è il pascolo attorno a noi. E, Prato, come tutti sappiamo, ormai ha quasi 200 anni di specializzazione in questo tipo di business, nel riciclato. Ricicliamo abiti usati, stiamo producendo materiali che vanno praticamente in giro in tutto il mondo. L'economia circolare oggi ci trova molto preparati, ci trova preparati perché l'abbiamo sempre fatto, però molto, sarà cruciale appunto il regolamento europeo, che potrà darci una mano o potrà darci qualche problema. Noi per questo stiamo cercando di operare al massimo per far capire quello che realmente facciamo. Non c'è niente di illegale in quello che facciamo. Talvolta ci sentiamo un po' confusi con quelli che maneggiano i rifiuti, perché c'è questa abitudine a dire sono rifiuti, per noi non sono rifiuti, per noi sono la vita, per noi sono una grande opportunità, come adesso sta spiegandoci tutto il resto del mondo. Dobbiamo riciclare perché mancano le materie prime, dobbiamo riciclare perché dobbiamo inquinare meno. E, ovviamente ci sono molti clienti interessati, ogni giorno riceviamo per le nostre aziende un sacco di proposte, ci sono ancora alcuni che non hanno le idee molto chiare, ma stanno diventando sempre più chiare giorno dopo giorno. Ci sono molte opportunità per il designer, per i marchi, per creare cose nuove. La sostenibilità, d'altra parte, è un dovere che dobbiamo mettere al primo punto di tutto il nostro business. Gli abiti usati, in effetti, comportano qualche problemino, però noi abbiamo fiducia che alla fine i legislatori terranno conto di quello che facciamo e lo faranno al meglio anche per noi. Qualche numerino, giusto per questi sono numeri fatti in casa, per intendersi, ma sono stati fatti con una certa meticolosità. Quello che risparmiamo praticamente riciclando ogni anno in Prato, intanto vengono praticamente riciclati 140 milioni di chili di materiale. La lana in se stessa rappresenta poco più del 10%, ma comunque sempre un gran bel numero. Ci sono 427 milioni di kilowatt di energia che si risparmia, ci sono 3 milioni e mezzo di metri cubi di acqua che si risparmia, ci sono 4 milioni e 600 mila chili di prodotti chimici che non vengono impiegati, ci sono 2 milioni e 100 mila coloranti che praticamente non vengono usati. Questo è tutto, credo che il tempo stia praticamente terminando, guardo se vi mando qualche secondo prima di fare la doccia. Io credo di avervi detto veramente tutto. Ci aspettiamo una grossa collaborazione da tutti, perché questo è il nostro avvenire, è il nostro passato, ma sta diventando il nostro avvenire. Grazie mille.